Buongiorno bambine, ben ritrovate nuovamente con il vostro maestro Marco. Bambine, oggi abbiamo un piccolo problema. Come vedete, Mimmo è arrabbiato e non so perché non vuole parlare con me. Mimmo, ma cos'è che ti è successo? Mimmo, mi dà proprio retta. Mimmo? Dai, Mimmo, che cosa c'è? Niente, bambine, non so come fare ora, ma poi purtroppo... Niente, poi vediamo cosa posso fare, come posso convincerlo. Bambini, ma come fa Mimmo a girare automaticamente non appena si presenta un oggetto davanti? Guardate, avete visto? Guardate, cari bambini, Mimmo dentro ha un programma che abbiamo realizzato prima noi, che permette di sfruttare i sensori e i suoi attuatori. Fermi, l'ho capito, ora ve lo spiego bene, non vi preoccupate, non c'è nessuna difficoltà. Cosa sono i sensori e cosa sono gli attuatori? Allora, cominciamo subito. I sensori sono dei dispositivi che permettono ai robot, oppure anche ai telefoni cellulari, gli smartphone, i tablet, quelli chiaramente più moderni, che permettono di reagire a tutto ciò che succede nell'ambiente reale, in questo ambiente reale. Questi sensori trasmettono le informazioni rilevate dal mondo reale e le portano dentro il cervello di Mimmo, che si chiama CPU, l'abbiamo spiegato qualche volta fa. Ecco, vediamo quali sono per esempio i sensori che ha Mimmo. Allora, i sensori che ha Mimmo sono questo sensore qua, che si chiama sensore di distanza, proprio questi due occhietti qua. E poi ne ha un altro qua sotto, questo qui, guardate, che si chiama sensore di pavimento. Cosa permettono di fare questi sensori? Questi sensori, il primo capisce un oggetto a che distanza si trova davanti a Mimmo stesso, il secondo sensore di pavimento capisce proprio se c'è il pavimento sotto il corpo di Mimmo o non c'è. E cosa sono invece gli attuatori? Gli attuatori non sono altro che dei motori, quindi dei dispositivi di attuazione, come dei motori, proprio in particolare, che non fanno altro che trasformare l'informazione elaborata dal cervello di Mimmo in un movimento. E noi abbiamo realizzato appositamente un programma che sfrutta sia i sensori che gli attuatori. Questo programma, come vedete, appena io metto un oggetto e viene rilevato questo oggetto di fronte a Mimmo, viene elaborata l'informazione nella testa di Mimmo e il programma dice subito di azionare le ruote in modo tale da far girare Mimmo lì a destra o a sinistra. Ma bambini, anche noi, gli esseri umani, abbiamo i sensori e gli attuatori. Ovviamente non si chiamano sensori attuatori, ma assomigliano molto a quello che vi ho spiegato prima. Bambini, i nostri occhi, le nostre orecchie sono i nostri sensori. Cosa ci permettono gli occhi e le orecchie? Ci permettono di vedere tutto quello che ci sta attorno nel mondo reale. E gli attuatori invece cosa sono? Le mani, le braccia, le gambe per camminare, per correre, eccetera, eccetera. Cosa succede? Come avviene l'elaborazione dell'informazione nel nostro corpo? Se io vedo una situazione di allarme con gli occhi o sento un botto, cosa faccio? Subito me ne scappo. Quindi non avviene altro che lo stesso procedimento dentro il cervello di Mimmo, solo con la piccola differenza che noi non siamo chiaramente programmati e Mimmo invece sì. Andiamo a vedere subito come funziona il programma. Il programma che permette a Mimmo di utilizzare i sensori e gli attuatori si chiama Scratch. È stato realizzato con il linguaggio Scratch. Allora, come funziona? Sicuramente è composto da alcune parti il programma. Il programma è composto da un blocco se poi altrimenti. È il blocco che permette di dire se trovi un oggetto davanti fai quell'azione che abbiamo programmato, fai poi, altrimenti fai un'altra azione. E questo blocco di programma se poi altrimenti deve essere a sua volta inserito in un blocco chiamato ripeti, perché questa valutazione di questo ostacolo che potrebbe trovarsi davanti a Mimmo o del pavimento se manca o c'è il pavimento deve avvenire sempre in qualsiasi momento, quindi deve essere ripetuta in continuazione questa valutazione. Ad esempio, facciamo una piccola modifica. Diciamo che se trovo un ostacolo davanti, suona una nota e dopo che gira a destra va indietro. Guardate, aspetta che lo metto qua. Guardate, metto un oggetto davanti, un ostacolo e va indietro. Avete visto? Perché ora abbiamo programmato questo ulteriore comportamento, questa ulteriore attuazione, questo movimento.
Vi faccio vedere un altro movimento che abbiamo programmato. Se io alzo Mimmo, vieni qua, bravo. Se io alzo Mimmo, io gli dico di allungare la coda, guardate, avete visto? Ora appena lo riabbasso, la coda automaticamente torna al suo posto. Perché questo? Perché noi abbiamo detto al programma che abbiamo trasmesso nella memoria di Mimmo proprio questa istruzione. Se non trovi più il pavimento, drizza la coda. Appena troverai il pavimento, rimetti la coda al posto giusto. Spero che abbiate capito cosa sono i sensori e gli attuatori. Vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao bambini!